anche a seconda del periodo storico. Come vi dicevo prima, no? C'è l'analisi e uno può tranquillamente in questo caso fare l'analisi dell'opera dal profilo laterale, oppure io posso dire se uno ha la LIM, scrive alla lavagna, va. O se non ce l'ha, però comunque dà la possibilità di far vedere bene l'opera. Sì, sicuramente. Ok, momentaneamente si può fare solo questo, però ci saranno altre cose, ci sarà il laboratorio e capiterà sicuramente in diretta streaming. Ci sarà la possibilità quando faranno tipo dei tour dei musei diciamo importanti, Louvre, gli Uffizi, c'è la possibilità di poterlo vedere in streaming. Però la Zanichelli dopo mi manda le date, ai professori di storia dell'arte mandano le date, dopo quello un po' più complesso, però c'è la possibilità di farlo. C'è la sezione CLIL. Volutamente ho saltato lo ZTE perché quello che mi fa vedere dopo. C'è il CLIL di matematica, CLIL di fisica, CLIL di storia, storia dell'arte e di scienze. Momentaneamente c'è solo questo di CLIL. Ci sono le risorse dell'insegnante. Ci sono anche dei video che riportano come si dice delle simulazioni in classe parlate in inglese, vediamo un po'. Ciao, io mi chiamo Diana e faccio il quarto superiore e lui è qui in inglese. I'm Tim, and I'm attending 12th grade. Qualcuno dice addirittura che ci somigliamo. I don't think so here. Questi sono tutti i video che magari un attimo per spezzare la lezione, un attimo per farvi riposare la mente due minuti, sono dei video carini da poter introdurre, sono comunque il personaggio è sempre lui, e c'è di diverse materie, a seconda della tipologia di materia, riporta delle situazioni in classe, se è di matematica che parlano di matematica in inglese, se è di fisica in inglese, di scienze e così via. Anyway, we're here to help all those students who want to learn the subject in a second language. Una volta gli dici, c'è anche la possibilità di sottotitoli. Poco così, lenti, noiosi, tutti uguali. Okay, interesting. Right, we are the new way of telling content to students. Here we'll find no such things such as black and white, boring stuff. Today, we're discussing classroom language. Okay. D'accordo? Oh, questa è la parte interessante pure. Tra i vari siti satelliti ci sono anche le aule, aula di scienze, aula di lettere e aula di lingue. Che cosa sono queste aule? Non sono altro che dei blog, monitorati ovviamente dalla casa editrice da Bologna, dove vengono caricati dei articoli, magari differenti ovviamente alla materia, e sono costantemente tenuti aggiornati. Per esempio, aula di scienze non è che comprende solo scienze, scienze della terra, biologia, chimica, fisica e matematica, e come vedete ci sono degli articoli interessanti magari da far vedere ai vostri ragazzi. Prendiamo per esempio chimica. Eh,
per esempio c'è questa, oppure si riparte da che non mi dico cosa fa bene. Allora qui, vabbè, questo è semplicemente un aggiornamento che parla appunto dell'aula di scienze per la lezione, dopo qui magari si trovano anche degli articoli interessanti da poter scaricare e da somministrare ai ragazzi. Prosegue la lettura, riparte nell'HC. Cosa aspettarsi? E qui ci si può fare delle lezioni parallele, insomma, all'ICO. Ci si potrebbe provare uno, no? Fa la domanda, come idraulico dico, no? Al limite, sì, c'è l'acqua e le tubature se rompe, qualcosa si... anche perché è raggiungibile. Italiano, latino e greco, storia, geografia, filosofia, storia dell'arte, scienze umane. Ci sono degli articoli ovviamente correlati. Aula di lingue, sono tutti, diciamo, strumenti che potete usare come norme, sono delle cose in più che la Zanichelli vi mette a disposizione: inglese, spagnolo, francese, tedesco, ovviamente, sezione di lingue. Ok, allora ritorniamo, diciamo. Domande fino adesso? No, c'è. Tutto a posto? Sì. Ok. Allora, tornando ai nostri libri invece, vi ricordate, no? Vi ho fatto vedere come si poteva scaricare il libro. Ci sono anche le risorse. Risorse per insegnare. Ok. Quali le risorse? Si apre il mini sito del libro in questo caso. Ok, vedete? Risorse per l'insegnante, risorse per lo studente. Se io clicco qui, mi fa vedere ovviamente quello che c'è. Se lo studente prova, non fa vedere nulla. Lo studente può soltanto cliccare qui, e anche voi ovviamente, e c'ha ovviamente le tracce, l'audio e gli esercizi interattivi, che poi adesso andiamo a vedere. Voi invece ci avete molte più cose. Ci sono le prove di verifica per i test, ovviamente ci sono le guide, quelle che noi vi diamo cartacee, per chi le volesse c'è automaticamente qui da poter vedere e uno se la scarica se vuole. C'è la programmazione, questo c'è in tutti i libri, eh? Qui c'è la programmazione e ovviamente poi ci sono gli audio test del primo volume e del secondo. Un po' di cazzi. Ok, e qui ci sono tutte le tracce audio. Perform a B1 entry test. Listen to the description of these tests. D'accordo? Oh, in molti libri, dopo magari non in tutti, ci sono anche delle lezioni in PowerPoint già pronte per fare le lezioni. Per esempio, io adesso ho inserito il DVD prima di un libro di chimica organica e in ogni DVD ebook, come vi dicevo, c'è sia il libro, sia l'ebook, ma c'è anche la cartella per l'insegnante. C'è che sarebbe le stesse cose che voi trovate qui, le stesse cose che voi trovate qui online ce la vende negli ebook, giusto per capire. Ok, vedete PowerPoint,
ci sono delle lezioni PowerPoint suddivise per argomenti, già pronti in inglese per la faccenda delle clip, o in italiano per fare le lezioni. Ve ne faccio vedere una e una per fare il punto italiano. Acidi nucleici. Ok, presentazione. E voi invece avete la lezione già pronta per poterla fare in classe. Come quando si andava all'università, che però c'aveva le slide già pronte. Ok, e questa è una. Se no, c'è anche per la faccenda del grill, come dicevamo prima. Grazie.